Ho preparato il brodo, quindi risotto. Ripassiamo le regole generali per fare il brodo. Circa 2 litri d'acqua, sale grosso come facessi la pasta e dentro verdure tagliate a pezzi grossi. Sedano, carota, cipolla, pomodorino e poi quello che hai, in questo caso zucchine. Lo porti a bollore, poi chiudi col coperchio e fai sobbollire per 40 minuti. Useremo anche le mie due padelle preferite. Entrambi agnelli, no, non mi pagano. Questa è perfetta per cuocere con pochissimo olio, quindi pochissimo olio, cipolla e aglio. C'ha pure un nome figo, si chiama Shark Skin. E subito mi viene in mente questo. Sono un po' uomini. Un po' squali, pesce, peperoni, basilico, un po' di passata perché ce l'ho, sale e 20 minuti col coperchio. Togliamo l'aglio e tritiamo tutto col braccio della morte. Padella per risotto, riso tostato a secco. Ricopri a filo con il brodo vegetale, fai andare per 5 minuti. Versa poi la crema di peperoni. Concludi la cottura, se occorre aggiungi altro brodo. Fiamma spenta, ricotta salata. E pronti! Molto buono. Tutto era brutto della pasta con gli asparagi ripassata al forno. Ti presento gli asparagi freschi. La parte bianca è troppo dura e va tagliata. So che sembra uno spreco, ma no. Rompe la patate, devi raschiare tutta la parte inferiore del gambo. So che ti piace usare i denti, anche a me, ma poi masticheresti troppo. Fidati, è da fare. Se hai un pelo a patate meno lurido di questo, magari è meglio. Taglia gli a pezzi e dividi le punte dai corpi. Olio e cipolla. Appena si colora, corpi. Gambi, chiamali come ti pare. Aggiungi il sale, così gli asparagi cacceranno un po' di acqua. E adesso moriamo gonfi in attesa, ci vorranno 20 minuti. Appena sono morbide, aggiungi le punte e fai andare per 2 minuti. Besciamella. Tutto il procedimento non te l'ho fatto perché c'è il tutorial brutto della besciamella. Nella besciamella gli asparagi. La pasta scolata 4 minuti prima del tempo. Parmigiano e in forno a 180 gradi per 20 minuti, poi 200 gradi per altri 5. Pronti! Uscita apposta per comprarmi la pasta e non ho comprato merendine, non ho comprato cioccolata, non ho comprato un cazzo, bravissima! Spaghetti, aglio, olio, peperoncino e pane aromatizzato con l'olio che ho aromatizzato stamattina, olio già buono di base, ma poi l'ho aromatizzato col peperoncino, col prezzemolo, col basilico, con l'aglio, quindi dovrebbe essere buono. Abbiamo una quintalata di mollica da usare e la useremo. Per ora però la pasta deve essere visibile, sennò che presentazione è? Non so parlare perché ho fame. Non è vero, non so parlare perché non so parlare. Ovviamente io ho dovuto aggiungere peperoncino. Cibo degli dèi. Poca, è un altro mezzo chilo. Sono molto contenta. È esattamente quello che volevo mangiare. Ottimo, ottimo. Pranzo dalle cattivissime intenzioni, con una quintalata di bruschette e dei spiedini misti e di agnello, se non ricordo male. Pomodori a quintalate, che non so perché ho tagliato, ma non fa niente. Bruschette semplici con pomodori, olive, olio origano, scusate. Uno con l'uovo per me. 2 e patate di carciofi, 2 e fagioli, formaggio e patè di olive e una solo con i patè di carciofi. Buon appetito a me. Ha proprio senso fare palestra come mangiarsi a bruschetta con l'uovo. Buona cosa. Buona. 2 e patè di carciofi. Buona. Violenta però. Il patè di carciofi ci sta bene sopra. Merda. La più buona di tutte. Tutorial brutto dei bocconcini di pollo in padella. Cominciamo ad aprire il pollo e a tagliarlo a pezzi. Se ti vengono dei pezzetti bruttissimi, gatto, che fa le fuse da qua. Infariniamo con farina di mais. Voglio sporcarsi le mani. Metti farina finché ne assorbe. Dimenticavo, prima della farina metti il sale. Olio e salvia. Per evitare la salvia bruciata, la prossima volta salvia soffritta e poi tolta prima di mettere il pollo. Pollo. Magari per una padella più grande poteva essere una cosa intelligente. Fiamma alta, dobbiamo cuocerlo completamente, ci vorrà un po'. In pratica sto facendo i nuggets, che storia. E girali uno per uno perché sennò va via la panatura, sai che è rottura di balle. Certo, capisco che pure girarli uno per uno sia una gran rottura di balle, ma vabbè. A questo punto aggiungiamo mezzo limone. Mescoliamo bene. Pronti! È buono.
Tutorial brutto della pasta dopo palestra. Che poi significa aprire il frigo e svuotarlo. Un ottimo momento per fare fuori roba che normalmente non mangeresti mai, tipo questa pasta all'uova secca che non si sa bene perché è in questa casa. O dei formaggi grattugiati con dentro del prezzemolo, che boh. Ci sono anche dei cipollotti dell'anteguerra, li useremo. Da tagliare e pulire dicendo: italiani, popolo di lavoratori, padella, olio e cipollotti. Spegniamo in attesa della pasta. Pasta. E gli facciamo fare un minuto acqua di cottura della pasta, perché sicuramente serve. Fiamma spenta, formaggio col prezzemolo dentro. E facciamo così. Pepe, un'ultima spolverata di formaggio e pronti. Mio Dio, che buono. Tutorial brutto dello zucca misù. Che poi è una roba con lo yogurt, la zucca dentro e un po' di caffè. Ti serve dello yogurt greco, bianco, mi raccomando. Puoi scegliere cosa metterci: fette biscottate, biscotti. Io scelgo le wings. Taglia la zucca a dadini piccoli e buttala in microonde fino a che non diventa così morbida che si spappola. Se non hai il microonde, cuocila a vapore. Se non c'hai il vapore, non so cosa consigliarti. Tortura la zucca pure. Zucca, zucchero e yogurt in una tazza. In alternativa puoi mettere la banana con la zucca, solo la banana. Oppure banana e burro d'arachidi. E mescola tutto. Distruggi 4 biscotti dentro del caffè e latte. Sopra questa pappetta immonda versa metà del composto di yogurt e zucca. Altro strato di biscotto e caffè e latte. Ricopri al meglio delle tue possibilità con altro yogurt e zucca. E usando una roba del genere metti un po' di cacao, questo è Nesquik. Fai riposare in frigo almeno un paio d'ore. Pronti! Non è male. Tutorial brutto dell'avocado con l'uovo. Avocado avanzato che sta per morire. Taglia la metà e togli il nocciolo. Il mondo è pieno di stronzi che pensa che a dieta bisognerebbe mangiare l'avocado, ma pensa che metà di questo ha 350 calorie, quanto un piatto di pasta in bianco. Non mi sembra molto dietetico. È assolutamente impossibile infilare un uovo in questo buco perché è troppo piccolo, ma ci proviamo lo stesso. Sale e pepe. In forno a 200 gradi per 5 minuti. Con immensa difficoltà mettici poi l'uovo dentro. Non ci sta, quindi io appoggio sull'angolo. Ma a me importa così tanto un cazzo che ce ne metto un altro. Quest'altro aveva il buco più profondo, è andata meglio. Ora inforniamo finché gli albumi non diventano belli bianchi. Dimenticavo, condisci con sale e peperoncino. Meno di 10 minuti e pronti. La cosa più difficile sarà toglierlo dalla teglia. Ce l'ho fatta. Da accompagnare con pane o riso bollito, se no muori di fame. Calorico ma inconsistente. No, allora l'avocado non è dietetico. Una cosa che ha rotto il cazzo e basta, vi prego, ve lo dico in mondo visione. Raga, la parola anime significa cartone animato, la parola manga significa fumetto. Ora, io capisco l'utilizzo della parola manga per definire un po' tutti i fumetti giapponesi. I film dei conti in Italia si leggono al contrario, e di conseguenza, volendo, io lo uso come sinonimo di fumetto giapponese. Ma in realtà manga significa fumetto, non è che quando io leggo la Marvel dico i comics, dico fumetto, ok? Quindi, quando dico anime, dico cartone animato, quindi quando mi chiedete che anime è il tuo preferito, mi sento i coglioni, perché chiedimi che cazzo è il mio cartone animato preferito, poi a quel punto possiamo discutere sul lungometraggio o il cortometraggio, ma per favore, non fatemi venire il Cristo per poi rispondermi, ma guarda che gli anime non sono cartoni animati, sì, gli anime sono cartoni animati, punto, è la trasposizione italiana di una parola giapponese, avete rotto il cazzo.